High Tech. Nel quadro di un workshop che si è tenuto a Lomé, capitale del Togo, Afate Nyiku sta mettendo a posto una stampante 3D per realizzare un manufatto a partire da un disegno con materiali riciclati. Questa è una stampante 3D che legge i disegni a partire da un computer e realizza oggetti facendoli stampare in formato tridimensionale. Nyiku ha speso mesi nello sperimentare questo dispositivo e spera che possa servire un giorno ad aiutare chi pensa di fabbricare case sul pianeta Marte. Nyiku mostra come la stampante stia realizzando un contenitore. In un continente in cui la ricerca tecnologica è debole, questa esperienza fa controtendenza. Il mio sogno è ridare speranza alla gioventù e mostrare che anche l'Africa può avere la sua voce sulla ribalta globale in tema di tecnologia. Anche noi possiamo creare delle cose. Perché l'Africa deve essere l'ultima in tecnologia? Questo tecnico ha ricavato parti del suo congegno da una discarica di materiale elettronico di Lomé, dove va a caccia delle componenti. Motorini e cavi sono i pezzi che ha riciclato per la stampante. Vengo qui spesso per vedere cosa resta delle unità centrali, degli scanner, per vedere quello che mi può servire, come le cinghie che servono alle stampanti 3D. Afate Nyiku pensa che le sue stampanti potranno essere utili per gli africani, che potranno così stamparsi oggetti in 3D, utensili e cose simili, che qui mancano. Ma il suo lavoro non è soltanto un contributo allo sviluppo dell'Africa. Dimostra come la tecnologia apparentemente vecchia possa essere riciclata, piuttosto che semplicemente rottamata. In questa scuola di Lagos, Nigeria, gli studenti stanno affrontando una nuova esperienza mentre imparano a maneggiare le lingue estere. Con la nuova tecnologia e la domanda di apprendimento delle lingue internazionali, molte delle famiglie urbanizzate in Nigeria perdono l'uso dei loro dialetti, soprattutto in città. Per cercare di mantenere le lingue tradizionali e la cultura locale, è sorta una start-up che insegna ad adoperare la tecnologia per raccontare il patrimonio mitico locale, soprattutto ai bambini, ed immergerli nella loro lingua, nella loro cultura. I ricercatori hanno creato un linguaggio per l'apprendimento informatico completato da animazioni, narrazioni, in una sorta di lezione virtuale. Il nostro è un obiettivo di tipo culturale, rivolto a quei bambini che non sono stati coinvolti nel loro patrimonio locale, nella loro cultura. Pensiamo che questo sia il nostro piccolo contributo per dare un'idea di quelle che sono le loro radici, per riconquistarsi un'identità culturale. L'applicazione giunge a tempo mentre la globalizzazione prevale, con l'inglese diventato lingua nazionale in Nigeria. Un graduale declino delle 500 diverse lingue nazionali è ben avvertito in tutto il paese. Il costo dell'applicazione è di circa $10,000 ed è stato ben accolto da diverse scuole dei quartieri di Lagos. Per poter adottare questo programma bisogna disporre di smartphone e tablet che servono proprio per l'apprendimento.